Ciao a tutti ragazzi, sono la Lizia, oggi sono tornato qui con questo nuovo video. Oggi sono qui con Peppez. 8. Ciao a tutti ragazzi, come ha detto lui, sono Pepezzotto, su YouTube mi chiamo Too Much Pepez, vabbè. E lascio la parola a Nori Comunque, che vi illustrerà tutto più o meno. lui già mi ha rubato la parola, cioè rendetevi conto. No dai, a parte gli scherzi, sono qui oggi per proporvi un 161-19 con 45 di answer, quindi ci sarà anche il nuclear, ma oggi tralasceremo un po' il gameplay, ci concentreremo un po' di più sul commento. Infatti ho chiamato Too Much Pepe per parlarvi di un argomento abbastanza importante, ovvero che più o meno entriamo nel deserto. Ora non, niente di troppo serio, ma lascio la parola a Pepe. Ok, come vi ha già anticipato Lorenzo, abbiamo intenzione, cioè abbiamo creato un team deserto. Al momento non sono ancora finiti i reclutamenti e all'interno i membri, ecco, i membri sicuri sono Lori, appunto, io, Giovanni, Virus, Raffaele e un certo Antonio. Pensiamo di reclutare quanti? 10, sì, massimo 10, perché alla fine nel periodo della scuola sicuramente non tutti saremo sempre disponibili e quindi dovremo alternarci. Sì, E niente. ti Sì, interrompo un vai. attimo, scusami. 10 nel Sì. senso che noi siamo già in 6, quindi 4. E comunque non chiedeti di entrare perché ci tengo a dire che non è un clan, è una cosa fra amici e quindi molto probabilmente arruoleremo nostri amici, ecco, Peppe, no? Sì, esatto. Quindi non iniziate a scrivere nei commenti posso entrare, posso entrare. Ah, e poi Lori spiega il fatto del Sì, clan che è diverso dal team, altrimenti qua iniziamo a fare confusione. infatti ve lo volevo già dire, ci tengo a dire che abbiamo già fatto questo commento, era venuto anche abbastanza bene, però il mio audio di Skype si sentiva malissimo, non so per quale motivo, perché Skype mi aveva alzato l'audio e allora si sentiva male. E niente, volevo appunto dire che è una cosa totalmente diversa dal clan. Il team, infatti, ho già parlato con Zoya, che ha detto che a lui non dà fastidio se crea questo team appunto deserto o semi-competitive, come lo si vuole chiamare. Quindi io sono nei GTF e sempre lo sarò, non sono assolutamente uscito. Questo qua è semplicemente un team fra amici, come ho già detto, per provare nuove esperienze, ecco, insomma, perché tutti sanno che le lobby pubbliche sono molto diverse dalle lobby del competitive. Infatti nel competitive ad esempio ci sono solamente tre modalità, ovvero cattura la bandiera, postazione e ched, poi vi diremo comunque anche quella dove ci troviamo meglio. E soprattutto una cosa che cambia molto dalla lobby pubblica al deserto oppure al competitive, ora non vorrei dire una cazzata, magari il deserto non è competitive ma è comunque qualcosa di simile, visto che le modalità sono le stesse, si punta a vincere in queste modalità, mentre in partita pubblica spesso, anzi quasi sempre, si punta a un buono score, a un buon gameplay. Niente, comunque lascio sempre la parola a Peppe. Sì, come ha detto bene Lorenzo, soprattutto in deserto ovviamente si punta a vincere, a far vincere con la squadra, e lo stesso vale per Lega, quindi uno per allenarsi ovviamente, fortunatamente ecco, su Black Ops 2 hanno introdotto questa modalità che a mio parere ora la stiamo riscoprendo perché è l'unico modo per allenarsi e alla fine avere un po' più di intesa. Poi abbiamo notato che ovviamente giocando la modalità in cui più c'era intesa, dove c'era più armonia era proprio la modalità Ched, forse perché io sono stato un capo di un clan di Ched, forse perché non so, tu avevi avuto qualche altra esperienza? Sì, io sono stato in un paio di clan in Black Ops 1 dove si facevano clan war su Ched veterano. Non chiedetemi i nomi dei clan perché ovviamente non me li ricordo, si tratta di molto tempo fa quando appunto giocavo solamente in Ched, visto che la reputavo la modalità migliore di Black Ops 1. Ora magari essendo abituato a giocare su altre modalità, sicuramente se torno a giocare su Black Ops 1 mi rendo conto che magari non è proprio così, ecco. Comunque appunto io avevo già avuto esperienze su Ched, quindi già sapevo come muovermi. Anche Peppe ha detto che è stato in un clan, quindi anche lui se la cava molto
molto bene su Chad, e anche Raf, l'altro membro del clan, era dentro il clan del team, scusatemi, sto un po' facendo confusione, è entrato, era nel clan di Pep appunto, e quindi anche lui giocava spesso a Chad e quindi già era abituato, mentre su Cattura la Bandiera e su Postazione ci troviamo anche un po' male, visto che l'obiettivo di Postazione spesso nell'online, nelle partite pubbliche, è quello di andare pre-score, come vi ho già detto, mentre nel competitive o nel deserto o in lega, insomma, bisogna vincere, e per chi non lo sapesse ci sono vari ruoli da assegnare in Postazione, e quindi ci dobbiamo ancora un po' abituare. Ad esempio, bisogna tenere lo spawn, ce ne bisogna uno che entri, ecco, insomma, ci dobbiamo ancora allenare. Comunque, per chi vuole giocare contro di noi, questo sì, si può fare assolutamente. So che molti di voi avrebbero piacere a giocare contro di noi, ovviamente non vi prometto niente, non siamo tutto questo team fortissimo, ovviamente ce la caviamo, altrimenti non proveremo neanche andare in deserto. Ovviamente è tutta una questione di divertimento, quindi, come vi ho detto, non siamo ancora fortissimi. Adesso qua intanto arriva la notifica, e comunque... appunto, per chi volesse sfidarci, scriva nei commenti, magari io ho questo team. Mi pare che si faccia 4 contro 4, no Peppe? Sì, sì, in alcune federazioni 4 contro 4, in altre 5 contro 5. Comunque ragazzi, come ha detto Lori, non pensate che siamo chissà chi, perché da poco ci siamo, diciamo, fondati. Ecco, abbiamo fondato questo clan, quindi ancora... ci sono dei problemi riguardanti le tattiche, i movimenti, le posizioni e tutte le altre e tutti gli altri fattori. Comunque ragazzi, diciamo, il nostro scopo era quello di portare il competitive su PS3, in quanto su Xbox, alla fine, come sapete tutti, è già presente da anni e si pensa che possa rimanere ancora a lungo tempo. Poiché nessuno, diciamo, fino ad oggi ha mai provato a portare il competitive su PS3, noi abbiamo avuto questa idea e alla fine abbiamo tutti i mezzi, a mio parere, per portarcela a fare. Ecco, insomma, ovviamente questo dipende anche da voi, se voi, molti membri di PS3, avete voglia di provare a espandere il competitive su PS3, che non è che è inesistente, ragazzi, magari stiamo dicendo un po' di cavolate in questo commentary, quindi vi invito a scriverci nei commenti magari quello che abbiamo sbagliato o meno, ecco. E infatti è già presente magari anche nel Gecerto una sessione PS3, però è molto molto meno sviluppata rispetto a quella Xbox. Infatti tutti i team esperti sono su Xbox e i tornei si fanno su Xbox, e quindi è molto molto meno sviluppata, non so per quale motivo, ma si vede che si è partito da lì e quindi si è sviluppato di più lì, ovviamente. Quindi già vi ribadisco, ecco, insomma, su PlayStation 3 già c'è una sessione dove si può allenarsi, ma è molto meno sviluppata, e noi vorremmo provare a portarla anche su PlayStation. Adesso dico 3 perché io non prenderò la 4, ecco, insomma, ma ora che escono le console in next gen magari qualche cosa cambierà. Comunque per chi ancora rimarrà su PlayStation 3, oppure visto che non tutti la compreranno subito, visto che il prezzo è abbastanza elevato, vi invito magari a provare a fare questa cosa. Cioè, tanto ovviamente dipende da voi ragazzi, perché io non è che possa far più di tanto. Certo, posso chiederlo a quelli che vedranno questo video, posso chiederlo a quelli che vedranno il prossimo video, ma se nessuno poi cerca di fare questa cosa, non succederà niente, ecco, come penso che sia. Però ce la possiamo fare, ecco ragazzi, ovviamente non voglio, non credo proprio di riuscire a portarlo ai livelli dell'Xbox, non mi voglio montare assolutamente la testa, lo so che non sono nessuno comunque, però come ho detto si potrebbe provare comunque a alzare un pochettino il livello, ecco, non dico certo appunto portarlo ai livelli Xbox, ma sarebbe divertente ogni tanto trovare un team contro cui giocare, e team anche abbastanza esperti, ecco. Quindi vi invito, magari se volete provare una nuova modalità, se la partita pubblica vi ha un po' annoiato, iniziate un po' a giocare magari a Lega, come abbiamo fatto noi, che le modalità appunto sono simili, magari vi allenate, poi provate a chiedere anche a noi di sfidarci, magari che noi siamo sempre disponibili, ecco, insomma. Comunque lascio un po' la parola a Peppe. Sì ragazzi, come ha detto Lori, appunto dipende tutto da voi, perché noi siamo 6, cioè non possiamo fare nulla, invece siete voi quelli che contano alla fine, che fate, ecco, la community. Quindi voi non dovete mai pensare che non possiate fare nulla, perché se ognuno dovesse pensare a una cosa del genere, beh, è ovvio che sia così, alla fine nessuno ci proverebbe. Invece se provaste per una volta, diciamo,
a fare qualcosa che vi piace fare, magari tutti insieme possiamo veramente riuscire a fare questa meravigliosa cosa, che a mio parere potrebbe essere un'impresa, perché alla fine nessuno ci ha mai provato. Cioè, sicuramente il competitive su PS3 è presente, come ha detto Lori, ma ovviamente è subordinato, ecco, possiamo definirlo così, alla Xbox, in quanto è presente lì la maggior parte di team competitive seri, i più forti, ecco. Infatti, comunque, scusami Peppe se ti interrompo, ma il video sta finendo, vi invito a passare al canale di Peppe, che comunque anche lui tratta gameplay e è anche molto bravo a commentare, secondo me. Quindi ditemi di cosa ve ne è parsa appunto di questo commentary, del gameplay anche, per chi abbia voglia. Iscrivetevi a Peppe. Niente ragazzi, io vi saluto e ci si becca alla prossima. Ciao, ciao raga. Io entro, vai. No, giù. Prendiamo B. Olè. Questo è il gameplay. Troppo forti, troppo forti. Sì, forza.